pronti, via, buon divertimento! Ha percorso il giro dei tre colli in 43 minuti e 20 secondi il senegalese Mamadou Diouf, che dopo aver vinto la scorsa edizione anche quest'anno è arrivato sul gradino più alto del podio. Dietro a lui Riccardo Quattrini con 45 minuti e 32, mentre al terzo posto Nicola Borini con 46 minuti e 26 secondi. La gara podistica competitiva di 12 km e 300 metri organizzata dall'ASD Calcinelli Run ha preso il via domenica mattina alle 9:30 nella piazza di Calcinelli nel comune di Colli al Metauro. Il percorso collinare dislocato nel vecchio comune di Saltara ha coinvolto 300 podisti provenienti da diverse regioni d'Italia. Mi è piaciuto molto perché è un percorso che l'ho già fatto l'anno scorso, l'ho vinto con 43:29. E poi quest'anno ho cercato di migliorare il record dell'anno scorso, perché anche se non sono in forma, però sai che il presidente mi ha fatto l'invito da 4 mesi fa, quindi ho cercato la possibilità di esserci, però mi è piaciuto molto. Ma se riesci a vincere, a fare un nuovo record quando non sei in forma, non osiamo immaginare quando sei in ottima forma. Comunque con l'impegno si può fare tutto. Dopo gli uomini sono state premiate le tre donne che per prime hanno varcato l'arco posizionato in piazza Pio Franchi dei Cavalieri. Terza classificata Monia Montori, seconda Roberta Berardinelli e prima Anna Namu con 50 minuti e 48 secondi. È un ottimo risultato, sono contentissima. Sono reduce dai mondiali di corsa di montagna, quindi oggi in questa bellissima gara di Calcinelli mi sono divertita perché era tutto un su e giù, quindi ci siamo divertiti. Sono partita decisa, non ho avuto dei gran problemi con la Berardinelli sul percorso, quindi l'ho fatto un po' a mo' di passaggio. Oltre alla corsa, valida come 15ª prova del circuito podistico pesarese Correre per Correre, circa 100 persone hanno partecipato alla gara ludico-motoria di 5 km. Decine invece i bambini e i ragazzi che, divisi per età, hanno gareggiato nei 250 metri, poi 500, 2000 e 5000. Per tutti gelato e medaglia, ma i primi tre maschi e le prime tre femmine di ogni categoria hanno ricevuto anche una coppa. Appuntamento rimandato alla 10ª edizione, quindi è una cosa importante, quindi faremo ancora del nostro meglio.